E buongiorno pilota o buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video, e benvenuto in un nuovo Air Caffè, la rubrica mattiniera delle 8 del mattino, tutti i giorni alle 8, estiva, rubrica estiva, dove senza tagli parlo di cose ganze. Di cosa parliamo oggi? Allora, te lo spiego così. L'altro giorno ero sul server Discord, Lorei, vai a vederlo perché trovi il link qui sotto se vuoi volare con noi. Cico, grandissimo amico, fa anche rima, mi ha chiesto: Renzo, mi metti alcuni F-16 già accesi, E così faccio prima, perché la procedura di allineamento dell'F-16, la procedura lunga di allineamento del velivolo all'interno dell'F-16 è di ben 7 minuti. Guarda che il Mirage 2000 ne ha 8, quindi alla fine siamo lì. Allora io mi sono chiesto, no? Perché sono... Allora, intanto Cico gliel'ho messo, sono stato contento e quindi sono contento di averglielo messo. Tra l'altro gli ho messo la password, così lui c'ha il suo aereo già bello pronto. Ma al di là di questo, perché la domanda di stamattina è: perché io sono così fissato con le procedure di accensione? Perché quando faccio un tutorial di un nuovo velivolo, come avrei visto per il Mirage F1, vado qui a vedere in descrizione, perché metto sempre subito inizio con la procedura di accensione? Fondamentalmente per due motivi. Il primo è un motivo romantico, nel senso che fin da piccolo, quando salivo sugli aerei, la cosa che mi piaceva di più è pensare che questo bestione, soprattutto quando andavo sui liner, no? Questo bestione era spento, no? Te montava la gente, tutto spento. E quindi pensavo, pensa che energia ci vuole per fare volare questo bestione, che potenza, quindi questi motori che sono spenti, ma che se accesi sprigionano una potenza enorme. Quindi primo motivo è un motivo romantico, romantico al massimo, no? Il secondo motivo è una questione di un pochino più tecnica. Spiego. È vero, su DCS hai la possibilità di avere già i sistemi di bordo, l'aereo già acceso, però non sai niente. Mi spiego. L'aereo è spento. Anzi, l'aereo è acceso. Tutti i vari sistemi sono stati resettati. Come ha fatto l'allineamento? Ha fatto quello lungo o quello veloce? Ha fatto quello lungo sicuramente, ma speriamo, speriamo, speriamo. Il fatto di dover accendere sistemi, dover fare una checklist, guardarsi questa checklist che ti permette di accendere l'aereo, ti permette anche, in caso di failure, in caso di avaria, in caso tu fossi colpito, di sapere dove mettere le mani. Perché l'hai fatto tu, perché conosci i sistemi, conosci come funziona l'aereo, conosci il fatto che hai dovuto accendere le pompe, il fatto che c'è un alternatore. Su questa cosa dell'alternatore ci torneremo per l'F1, interessantissima, magari dopo l'estate, ma adesso casomai scrivetemelo. Comunque, conosci che cosa può essere andato storto, ti fai un'idea di cosa può essere andato storto, puoi provare a rifare l'accensione al volo quando sei lassù. Quindi mi piace per questo. Molti anche utilizzano l'escamotage di fare, mi sembra, contro il sinistro invio o inizio, non mi ricordo, per fare l'accensione automatica. Ora, niente, voglio dire, questi sono discorsi da bar, no? Niente, non è che io sto accusando, per carità, cioè, se trovi bene così, fai così. Io spiego perché faccio diversamente. Questa procedura, che ho utilizzato varie volte anche per esempio sullo Yui, anzi farò, bisogna che faccia anche dei tutorial sullo Yui,
Anche questa procedura non ti permette di vedere tutto. Ti vedi dei messaggi che ti dicono: guarda, sto accendendo questo, sto facendo quest'altro, però fondamentalmente non sai dove mettere le mani. Quindi si ritorna al punto precedente. Quindi il mio consiglio è, oltre a vederti tutti i miei video sulle procedure di accensione dei vari velivoli, eccetera, eccetera, guarda il ciuffino, guarda anche di impararla questa procedura, perché alla fine ti può salvare la vita, diciamo il volo, dai, la vita no, ok? Perché è interessante, ripeto, nulla toglie che tu faccia come desideri, come ti trovi meglio, sei più concentrato su altre cose, va bene, va benissimo, ti rompe, perché c'hai ragione, stare ad aspettare 6 minuti, 7 minuti, 8 minuti, anche l'F14 ci vuole un sacco di tempo per fare un allenamento lungo, quindi lo capisco. Io ti dico perché preferisco non farla. Lasciami qui sotto un commento per sapere anche la tua opinione, in modo che appena finisci di passare la macchina, un commento, appunto, perché così ne parliamo insieme e poi casomai aggiungiamo cose, no? Perché c'è un sacco di robe da dirti e in più mi aiuti anche con questi del caffè. Bene, anche per oggi è tutto. Happy Landings by Eli. Ciao, alla prossima.